girl to the heart. I never kissed him, no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Il Grand Hotel Astoria di Grado ospita anche quest'anno la manifestazione Le donne nell'arte del flambé, campionato italiano ed internazionale di cucina alla fiamma. Una gara organizzata dalla MIRA, Associazione Maître Italiani, che vede protagoniste 11 delegazioni formate sia da professioniste che da allieve provenienti da diversi istituti alberghieri italiani e stranieri. Le partecipanti si cimentano nella preparazione di un piatto principale abbinato a un vino e a una composizione di frutta intagliata a coltello. La magia del flambé, poi, trasforma la presentazione del piatto in un momento sempre emozionante. L'appuntamento torna dopo quasi 2 anni di fermo a causa della pandemia, ma l'evento si è svolto in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid. Ascoltiamo adesso impressioni, emozioni e un primo bilancio direttamente dalle parole dei protagonisti. Come si è svolto il tutto quest'anno dopo questo problema, dopo questo periodo di pandemia che ci ha tenuto tutti chiusi, e quando è stata ora di riaprire le cose non sono state, insomma, abbastanza complicate? Diciamo che mi sembra che abbiamo rispettato molto bene l'uso delle mascherine, la distanza, pertanto abbiamo riaperto col cuore che batte, ma adesso il cuore batte della felicità di un'ottima riuscita della manifestazione. Sì, infatti è riuscita proprio bene, sempre nel rispetto delle normative, abbiamo visto molta attenzione, Green Pass, mascherine, distanziamento. E cosa si prospetta per il futuro, secondo lei? Ma diciamo che ormai è abbastanza chiaro che il tema del vaccino è stata la mossa vincente, pertanto ormai c'è uno sparuto percentuale che ha questo rifiuto, comprensibile per certi aspetti, per altri non è giusto che per pochi, non è giusto che sia la minoranza a governare, come si diceva un tempo. Ma comunque, al di là di queste frasi, diciamo che ormai il Covid comincia a far parte, è ancora un presente, ma comincia a diventare passato. Pertanto possiamo aspettarci un 2022 di sicuro interesse per il turismo, in quanto in Italia abbiamo una situazione più sana, più attenta rispetto ad altri paesi, ed è presumibile che ci sia ancora un'ottima affluenza turistica anche nel prossimo anno. Questo lo speriamo tutti quanti. E quest'anno c'è una sorpresa per le ragazze che partecipano a questo evento. Un premio speciale, vuole dirci qualcosa, un'anticipazione? Ma sì, è una cosa piccola, come piccolo è un sorriso, nel senso che al di là di quelli che sono aspetti prettamente professionali, l'entusiasmo eccetera, è giusto ricordare a queste ragazze che il sorriso è uno dei modi più semplici, più immediati per creare rapporto, per creare accoglienza. Nel momento che loro devono occuparsi di accoglienza, è giusto premiare il sorriso, che è una cosa così un po' non dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista più simbolica, ed è un modo anche mio per omaggiare mia moglie, che su questo oggetto è sempre stata molto attenta. Diciamo che io ci ho impiegato un 50 anni grazie a lei a capire l'importanza del sorriso. Speriamo che queste ragazze lo capiscano prima di me. Speriamo davvero. Allora un augurio a queste ragazze e un in bocca al lupo. Facciamo. Senza dubbio, ma vedo che proprio sono dei bei boccioli che stanno per sbocciare, pertanto sono molto ottimista sul loro futuro di cui noi ne abbiamo bisogno, perché per avere un futuro noi abbiamo bisogno di loro. Oh my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah. Oh, yeah.
parliamo con il presidente neoeletto, rieletto per il secondo mandato, Valerio Beltrami. Come abbiamo ripreso questa volta con gli eventi, le manifestazioni? È andato tutto come speravi? Beh, innanzitutto devo ringraziare chi ha voluto che ancora per 4 anni, dopo 5 anni, perché la pandemia mi ha fatto parlare 1 anno e più, mi vuole ancora per 4 anni, quindi sono, penso, soddisfatto io, ma soprattutto soddisfatti chi mi segue. Posso dire che in questi giorni, avendo visto questi ragazzi con tanto animo, tanto spirito lavorare, dedicarsi, anche se non avevano il sorriso ma sorridevano con gli occhi, mi hanno dato lo spunto per lanciare, spero di poterlo fare con la giunta, con la nuova giunta, non so se subito, ma un concorso a livello nazionale per le scuole del brighiere. Così si potrà eleggere il miglior allievo italiano delle scuole alberghiere, dando poi come premio una borsa di studio, e poi magari anche un bel contratto di lavoro in qualche albergo di prestigio. Questo sarebbe la cosa più grande che mi auguro di poter fare in questi 4 anni. Poi tutte le piccole altre cose, che non sono piccole, ma a confronto queste sono di piccole. Vogliamo fare un augurio a queste ragazze? Beh, certamente, l'augurio gli ho detto stamattina, ieri, che loro oggi non sono qua per partecipare e per vincere, ma sono qua per aumentare il loro bagaglio. Oggi non le servirà, ma devono tenerne conto, perché fra qualche anno questo servirà tantissimo per la loro professione. Vicepresidente vicario Giacomo Rubini, responsabile anche di questa manifestazione in un certo modo. Certo, una manifestazione giunta alla 5ª edizione, è una manifestazione a livello internazionale dove vede in prevalenza la figura femminile, la donna che opera con questo utensile che si chiama lampada, ma non è altro che un fornellino con una padella. È anche vero che in quest'arte nascono dei sapori, dei colori, è un qualcosa di unico che dà quel coinvolgimento a livello scenico unico che coinvolge tutti gli ospiti. Soddisfatto dell'esito di questa bella manifestazione anche quest'anno? Beh, direi che questa manifestazione, la manifestazione di quest'anno è stata alquanto superba, in quanto ha raggiunto dei livelli molto alti dove tutte le donne e le ragazze hanno gareggiato veramente con grande stile, con un'armonia, nonostante la mascherina esprimevano dagli occhi questo sorriso che veramente riempiva di gioia anche coloro che assistevano tutti quanti alla gara. Propositi per il prossimo anno, per la prossima manifestazione? Ma sicuramente grazie agli enti, alla Regione Friuli Venezia Giulia, grazie a Promoturismo FVG, grazie a tutti gli enti e anche enti privati che danno un supporto alla manifestazione, hanno riconosciuto che è di valenza internazionale, dunque sono propensi a sostenerla anche in futuro, in quanto dà qualità e lustro alla nostra regione. È stato impegnativo quest'anno organizzare questo tipo di evento? Beh, certo, sì, veniamo da 2 anni di grande sofferenza, dunque non avevamo tutte le certezze, ma sicuramente la partecipazione delle ragazze è stata massiccia, dunque abbiamo ottenuto dei grandi risultati e grandi soddisfazioni. La speranza per il prossimo anno è di ripetere la manifestazione nella stessa maniera oppure di ingrandire ancora di più? Assolutamente di evolverci, di aprirla ancora a più squadre straniere e di farla con i nostri sorrisi senza le mascherine. Questo è il nostro auspicio. Bene, speriamo che succeda allora. Grazie infinite, Claudio.
colonna portante, un pilastro di questa associazione e anche di questa manifestazione. Come si è evoluto negli anni la mira e il rapporto con queste ragazze, con questo tipo di manifestazione? Io ti ringrazio per i complimenti che mi hai fatto. Io nasco in questo mestiere da tantissimi anni e ho preso la mira come un punto di riferimento. Siamo cresciuti insieme e vedo molto nei giovani, perché è il nostro futuro, perché questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro modo di agire e farli crescere. Spero che le scuole alberghiere capiscono questo nostro impegno, perché noi abbiamo solo un principio di far crescere questi giovani, il nostro domani. Benissimo, speriamo che sia così, facciamogli un augurio. Un augurio e speriamo in bene che questo mestiere non venga dimenticato, perché il mio motto è: non c'è sala senza cucina, non c'è cucina senza sala. Il tuo palazzo sembra una città tra le urla, non sento più la tua aggressività. E da ieri che sei in piedi col mio whisky. Come ci si trova in mezzo a tanti uomini a svolgere un lavoro che fino a poco tempo fa era considerato prettamente maschile e invece pare che le donne stiano emergendo prepotentemente? Allora, c'è sicuramente tanto da fare, però lo sai benissimo anche tu, Manuela, siamo perfettamente in grado di dire la nostra, la diciamo con cognizione di causa, siamo preparate. Peccato che c'è ancora questa distinzione, ma ci facciamo sentire, siamo presenti, poi soprattutto in una manifestazione come questa che è dedicata alla donna, ed è molto bello vedere queste giovani. Giovani, io mi rivolgo di più alle giovani sommelier che si danno da fare, e questo aiuta anche a tenere il nome della donna e comunque apre la strada a, a tutte queste ragazze che si mettono in gioco. Pensi che la scuola prepari sufficientemente oppure poi il praticantato è una parte importante della formazione? È molto importante, perché appunto non basta questa preparazione soltanto teorica, ma serve proprio la pratica e l'esperienza. Di sicuro l'esperienza che hanno avuto qui a Grado per questo concorso insegna molto. Ognuna di loro si farà una sorta di esame di coscienza, si valuta e vede dove deve migliorare, quindi sicuramente pratica, e i professori un attimo più attenti a seguirle. Bene, un consiglio per queste ragazze da una sommelier che ormai diciamo è arrivata? No, non si arriva mai, perché poi soprattutto nella professione del sommelier essere un buon sommelier è un percorso ed è proprio la strada che fa il bello. Di mantenere questo bel gioco di squadra, è bello vedere queste ragazze che sono affiatate, che creano proprio il team, quindi fidarsi delle colleghe, collaborare e niente, continuare così, perché io sono rimasta impressionata dalla loro passione, ma anche dalla bravura così giovani. I got me, myself, and I, oh my la la love. No one else, just me, myself, and I got me, myself, and I, oh my la la love. No one else, just me, myself, and I. I'm on the move, got shit to do. Le soddisfazioni che ti ha dato affacciarti a questo mondo e a questo lavoro? Allora, soddisfazioni molte, nel senso che riesci ad avvicinarti a un tipo di personaggi che in altri modi non avresti la possibilità. Lavorando in un 5 stelle lusso, veramente spazi dall'attore al cantante o anche alle persone semplici, ma che però
hanno tanto da dire, da raccontare, e ti avvicini a loro in modo molto naturale, senza... Quello che voglio augurarmi vedendo queste manifestazioni è che molte donne che ho visto oggi continuino in questa professione che, diciamo la verità, è un po' carente. Quindi questa supremazia, diciamo, che c'è stata in televisione per gli chef, è giustificata, oppure il maître forse ha ancora più la possibilità di essere a contatto col prossimo, col cliente? No, noi abbiamo il primo contatto col cliente, il chef può venire solo alla fine se ritiene a salutare, ma noi siamo quelli che accoglie il cliente, che lo fa sentire a casa, che gli dà la possibilità di apprezzare anche quello che ha nel piatto, nel modo in cui gli viene spiegato, nel modo in cui gli viene presentato, ma siamo noi come fuori in ristorante a fare questo, fuori a contatto proprio, ad affrontare anche le problematiche, che non è sempre tutte rose e fiori. La parola d'ordine per queste ragazze che si approcciano adesso a questo mondo? Girare, avere esperienza, per farsi esperienza, non arrendersi di fronte alle difficoltà, perché sono molte, e è un lavoro di sacrificio, questo sì, è un lavoro di sacrificio che però, se fatto bene, dà soddisfazione. Quello che è messo nel rossetto mi fa effetto. Siamo con la delegazione di Pestum, con i maestri e le vincitrici del trofeo Maria Luisa Speri Challenge per la quinta edizione delle donne nell'arte del flambé. Parliamo con il delegato. Buonasera a tutti, io sono Giovanni Calembo, il fiduciario della Mira Pestum. Allora, la cosa principale che vorrei dire subito è un grande ringraziamento a tutta la giunta, al presidente e soprattutto al vicario Giacomo Rubini, che organizza sempre questa bellissima manifestazione. Queste manifestazioni sono molto importanti perché danno la possibilità a noi fiduciari di valorizzare i nostri giovani, perché i nostri giovani così fanno le loro esperienze e acquistano sempre più sicurezza in loro stessi, perché la cosa fondamentale è che loro sono il nostro futuro e quindi è importante valorizzarli. Grazie mille. Grazie a voi. E adesso parliamo invece con uno degli insegnanti di queste splendide ragazze. Buonasera, io sono il docente di queste tre splendide ragazze, insegno presso l'Istituto Antonio Sacco di Sant'Arsenio e ho avuto l'onore e il piacere di formare queste tre ragazze che oggi ci hanno regalato una grandissima soddisfazione, e grazie soprattutto a questa splendida associazione che è la Mira, Amira, associazione che noi ci crediamo e ci teniamo sempre. In primis, come docente, ho sempre cercato di trasmettere alle ragazze l'importanza che sia l'associazione come questa, perché non mi stancherò mai di dire a tutti i miei alunni e ai ragazzi di credere in associazioni come la Mira, perché solo stando a contatto con persone che amano il proprio lavoro riescono tutti i giorni a trovare quegli stimoli giusti a crescere sempre di più. Forza la Mira Pestum e soprattutto forza l'Istituto Alberghiero Antonio Sacco di Sant'Arsenio. Grazie. Bene, e adesso parliamo con le vincitrici. Le vincitrici che vedo già emozionate in qualche modo. Ciao, buonasera, mi chiamo Maria Assunta Cioffi. Io ho presentato il piatto. Il piatto è il filetto di manzo flambé al caciocavallo podolico con granella di nocciola e patè di fichi. Abbiamo portato questo piatto per far scoprire i nostri sapori, i sapori del territorio. Sì. E penso che ci sono riuscita. Assolutamente sì, direi. Il premio lo conferma. Tu invece? Io invece sono Sofia e ho portato la sezionatura di frutta e ho deciso di realizzare un cigno utilizzando la frutta di stagione. Bene, e tu invece hai abbinato il vino, vero, a questo bellissimo piatto? Certo, buonasera, sono Cionca Bianca Elena, ho abbinato il vino Tempere Colli di Salerno, annata 2016. Bene, quindi siete felici? Tantissimo. Sì, tantissimo. L'anno prossimo si torna? Sì, speriamo di sì. Speriamo di sì. Tanti auguri. Un ringraziamento particolare a Michele che ci ha seguito e sostenuto in tutto, e alla Mira Pestum soprattutto, che ci ha permesso di partecipare.
Volevo fare un ringraziamento anche a Pasquale, la moglie, che non è potuto venire, che ci ha aiutato molto, è uno chef del ristorante L'Orto di Policastro Bussentino. Benissimo, benissimo. Anche, giustamente la scuola di Sant'Arsenio, l'istituto di Sant'Arsenio. Certo. Siamo insieme alla fiduciaria della delegazione ungherese, quindi diciamo che questo premio diventa anche internazionale e le ragazze che vedete sono le vincitrici per la sezione professioniste. Bella soddisfazione, direi. È bellissima, è incredibile, siamo molto emozionate e veramente ancora non crediamo che siamo riuscite a arrivare così. La seconda volta che potevamo venire qua a Grado. Grazie per Marco Polo Geie. E grazie che loro sono così bravissime, che hanno fatto un grandissimo lavoro per poter arrivare fino qua. Sì, anche perché probabilmente è stato un anno un po' difficile. Sì, molto difficile, sì. Però loro non si sono fermate. Stavano continuando il grande lavoro, prepararsi, quindi abbiamo visto una grande professionalità, grandissima proprio. Sì, Giuseppe, Anico e Catalin sono stupende, loro prendono molto seriamente quello che fanno e un grandissimo rispetto per loro, anche da parte mia. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh. Ogni anno questa manifestazione si avvale della collaborazione di un'eccellenza friulana, la ditta Nonino, che produce liquori e grappe con le quali il flambage diventa qualcosa di speciale e spettacolare. Siamo qui con Cristina Nonino, che ci dice qualcosa di questa azienda meravigliosa. Devo dire che per me è sempre un grandissimo privilegio poter essere presente a questo evento così bello, così energizzante, in mezzo a dei grandissimi professionisti che però hanno saputo fare dell'arte dell'accoglienza qualcosa che rende unica l'Italia e che è apprezzata e richiesta nel mondo, perché questo dobbiamo ricordarlo sempre. La cosa poi molto bella è proprio questa esperienza, questo rituale della flambata, che rimanda comunque a qualcosa di molto speciale, quasi mistico, e che coinvolge in maniera assoluta. E devo dire, la cosa straordinaria è che riesce a dare delle nuove sensazioni, delle nuove caratteristiche, a enfatizzare alcune particolari caratteristiche dei distillati che vengono utilizzati. Nel nostro caso il prediletto è l'amaro Nonino Quintessenza, che tra l'altro è un'antica ricetta della mia famiglia, del mio nonno, che però nel tempo è stata anche un pochino rivisitata e nobilitata con l'acquavite d'uva riserva invecchiata nelle cantine sotto sigillo dell'ufficio delle dogane, che devo dire è molto apprezzato, e hanno segnato un nuovo modo di valorizzare l'eccellenza italiana in un'arte che di solito è propria dei francesi. Sì. Quindi bellissimo. La vostra azienda è tutta al femminile, quindi quale connubio migliore per queste donne nell'alta del Frambè che avere voi come sponsor? Sì, per noi è un grandissimo onore. Devo dire che c'è soprattutto una grandissima amicizia e un rapporto di grande stima che ci lega da tantissimi anni. Non dimentichiamo che la flambata celebra in qualche modo il momento finale del premio Nonino, che si celebra sempre l'ultimo sabato di gennaio, che speriamo nel 2022, Covid permettendo, di poterlo riprendere.
E poi devo dire che a noi, alla famiglia Nonino, questo rapporto con la Mira porta sempre molto bene. Anche stasera ho una news pazzesca. Pensate che la Gran Riserva Refosco 27 anni è entrata nell'Olimpo dei grandi distillati internazionali perché la rivista Falstaff, che ha istituito ormai oltre 30 anni fa lo Spirit Trophy, l'ha premiata con 100 punti, il massimo dei punteggi, ex aequo col mitico Rémy Martin-Louis Treizième. Wow. Quindi i francesi sono maestri dell'invecchiamento e questo è, penso, un grande onore, un grande riconoscimento non solo alla famiglia Nonino, al nostro rigore, alla nostra ricerca infaticabile per l'eccellenza qualitativa, ma è un grande riconoscimento all'Italia. Ecco il momento più emozionante di tutta la manifestazione. È l'alternativa di Amira ai fuochi d'artificio che concludono una bella serata. Sono le nostre splendide donne nell'arte del flambé. Your touch, you're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like.